Ciao a tutti, parliamo ancora una volta di pesi per l'arco nudo. Dal 1 settembre 2022 sono stati liberalizzati, è stato adottato il nuovo regolamento World Archery anche in Italia, che era dal 15 di gennaio 2022 che era stato approvato, e quindi non ci sono più dubbi, si possono mettere pesi anche sulla parte superiore del riser e soprattutto si possono mettere ammortizzatori integrati anche sulla parte superiore del riser. Questi ammortizzatori integrati possono essere anche di qualsiasi materiale, non è specificato il materiale, quindi anche un materiale fluido, come può essere una gomma fluida o un olio molto viscoso. Quindi a questo punto anche lo Smart Riser XM1 rientra a tutti gli effetti tra gli archi con cui è possibile gareggiare nella categoria arco nudo. Questo è il nuovo Smart Riser nero, come vedete ha gli ammortizzatori integrati nella parte superiore e nella parte inferiore del riser. Questi ammortizzatori permettono, una volta al rilascio, di avere una sensazione di tiro migliore, quindi di conseguenza anche un approccio prima del tiro, un approccio di carattere più ovviamente mentale che non tecnico e tecnologico, ma mi permette di avere più familiarità, più predisposizione ad ottenere un tiro adeguato. Vediamo anche i nuovi pesi che sono stati disegnati da Smart Riser. Come vedete il peso a sinistra, per arcieri destri, il peso a sinistra è leggermente superiore. E questo perché? Perché normalmente quando andiamo in mira andiamo con l'arco giusto, la mano alle volte permette una leggera torsione verso destra. Questo leggero peso in più riporta normalmente l'arco in posizione centrale, quindi questo è molto importante per avere una posizione centrale. Poi l'arco, come vedete, è perfettamente bilanciato, lo vediamo in questo modo qua, è perfettamente bilanciato e quindi non ha bisogno di nulla. Lo Smart Riser non ha bisogno di niente, non ha bisogno di avere nulla di aggiuntivo. A mio modesto parere il peso complessivo del riser, così come è stato progettato e costruito da Smart Riser, è già perfetto così com'è. Non c'è bisogno di aggiungere nessuno smorzatore in più, li abbiamo già di grande qualità all'interno del nostro riser. Non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno di smorzatori aggiuntivi. Quindi è inutile mettere damper, è inutile mettere sullo Smart Riser, non dico sugli altri, anzi sugli altri che non hanno gli smorzatori integrati che ha brevettato e inventato Smart Riser, consiglio assolutamente di provare. Attenzione a mettere pesi nella parte superiore, attenzione a pesi, perché lo sbilanciamento che potremmo avere sulla parte superiore potrebbe vanificare tutte le agevolazioni che ci dà un peso aggiuntivo. Ovviamente se noi utilizziamo un riser per olimpico, quindi un riser che non ha nessun peso aggiuntivo, un riser che normalmente pesa un chilo, un chilo e due, senza nessun accessorio, ha bisogno assolutamente di qualche peso per renderlo perlomeno in questa posizione.
non è strettamente necessario, si può tranquillamente tirare con una buona tecnica anche con archi molto leggeri. Io vedo filmati in giro anche di, ahimè, di professoroni olimpionici, professoroni che si sono cimentati nella divulgazione dell'arco nudo, ma molto probabilmente non conoscono in modo completo questo tipo di tiro, anzi che dicono che assolutamente bisogna mettere pesi notevolissimi, perché se no l'arco mi viene in testa, sta proprio così in quel filmato, mi ha fatto un po' rabbrividire, perché se io non metto pesi l'arco mi viene in testa e quindi devo fare attenzione, i pesi servono solamente a non farmi venire in testa l'arco. Non lo so. Comunque è un bravo ragazzo e la divulgazione è sempre utile se non si dicono troppe stupidaggini. Comunque questo è un ottimo arco, è il nostro nero e io lo consiglio. Mi trovo bene anche con lo snipper. Poi in un altro video parleremo anche di corde. E le migliori corde che si possono fare, i miglior serving che si possono fare per arco nudo. Però volevo convincervi del fatto dei pesi. Vediamo un attimo il tiro velocemente dello Smart Riser. Non uso la Dragona normalmente, ma questa volta la uso così possiamo vedere effettivamente lo scalcio di questo riser. Andiamo in ancoraggio, attiviamo un buon equilibrio dinamico, un buon rilassamento e la freccia parte. Come vedete il tiro lo vediamo anche adesso al rallentatore. Il tiro è, come abbiamo visto, è un buon tiro e l'arco si è spostato tranquillamente verso il bersaglio. Ma cosa succede effettivamente se non abbiamo nessun peso? Qua abbiamo un normalissimo arco scuola da 24 libre, un normalissimo arco scuola. Come vediamo, se noi ecco come è ben bilanciato il nostro arco, anzi non è per niente bilanciato, è bilanciato come vedete esattamente a metà, ha bisogno della sua stabilizzazione, ha bisogno. Ma cosa succede se noi tiriamo con questo arco, con un arco scuola? Anche qua metto la Dragona, che normalmente io non adopero, e possiamo andare anche qua in equilibrio dinamico, il giusto rilassamento e il nostro tiro. Come vedete, con una giusta tecnica, un giusto equilibrio dinamico, una giusta espansione sui piani verticali, si ottengono dei buoni risultati. Vediamo anche qua al rallentatore. Come vedete, anche qua l'arco ha scalciato leggermente, ma mi è venuto in testa? No, non mi è venuto in testa. E quindi anche qua possiamo tranquillamente investire molto sulla tecnica. Vedete? Questo è l'allineamento. Dorsali, equilibrio dinamico, tiro. Ok, quindi cosa voglio dire? Voglio dire che i pesi sì, ma è una questione molto molto personale.
I pesi le possiamo aumentare man mano che aumenta la nostra tecnica. Dobbiamo sempre fare moltissima attenzione ad aggiungere pesi. Quello che conta veramente è lavorare un pochettino di più alla paglia, un pochettino di più sul braccio dell'arco, un pochettino di più sul rilassamento della mano, sul rilassamento del polso della mano dell'arco, soprattutto sull'espansione e l'equilibrio dinamico. Allineamenti, mira, equilibrio, partenza della freccia. Ok, scrivetemi nei commenti se avete capito o se non avete capito qualcosa e come fare. Il prossimo video vediamo come allenarci ad avere oltre che un buon rilascio, una buona espansione con il polso dell'arco. Ok? Ciao a tutti.